quanto riguarda l'emendamento numero 1, quello che riguarda la verifica della quantità e qualità delle aree destinate a insediamenti a carattere residenziale e produttivo, siccome non ci sono somme direttamente previste in bilancio per questa voce, quindi non influisce sugli equilibri di bilancio, l'emendamento è ammissibile e il sostituto del dirigente sta preparando il parere tecnico di ammissibilità. Per quanto riguarda il secondo emendamento, trattandosi di stralcio di aree previste in vendita, siccome queste aree sono state previste in bilancio come introito dalla vendita, va a inficiare gli equilibri di bilancio e pertanto questo emendamento andava presentato nei termini. Per quanto riguarda il terzo emendamento, questo non può tecnicamente considerarsi un emendamento perché non integra, non modifica la proposta di deliberazione e quindi secondo me non è ammissibile. Si può adesso un attimo replicare? O no? Prego. Allora, quello che vorrei dire, va bene per il primo e quindi è accettabile, quindi non è vero che bisogna presentarlo 5 giorni prima, perché io ho detto, se non comporta riflessi sul bilancio, questi compreso anche quello che mi ha appena detto, se devo stare a quello che mi ha detto il dirigente Pirocchi, che qui non vedo, se no, se c'è glielo chiediamo, siccome appunto non ci sono riflessi sul bilancio, si possono tranquillamente, perché insomma il problema dei 5 giorni, scusi dottoressa, il problema dei 5 giorni è perché deve essere valutato dal dirigente, insomma non è mica perché, insomma, questo non so nemmeno dove sta scritto, ce lo siamo detti così, se ci sta scritto va bene, però è per quel motivo là. Allora, adesso il primo, tant'è vero che ha ammesso che si può presentare, è ammissibile, e voglio vedere se votate sì o no, adesso sarà interessante. Dopodiché il secondo, io ho parlato con il dirigente Pirocchi proprio ieri e io ho detto, ma lì avete messo le alienazioni nel bilancio, perché io pure le avevo messe come alienazioni, stavo dentro al bilancio per pareggiare, per creare gli equilibri di bilancio, e lui mi ha detto, se c'è, adesso lo possiamo sentire, se c'è scritto questo non è così, perché tant'è vero che io gli ho detto, ma avete fatto il bando di gara perché siamo alla fine dell'anno? Ho detto no, non l'abbiamo fatto, poi no, quello sta lì, però insomma, non c'entra niente col bilancio. Adesso lei mi sta dicendo un'altra cosa. Mettetevi d'accordo? No, si mette d'accordo, dottoressa, con il suo dirigente, perché questo è quello che io ho saputo. Quindi se non c'ha riflessi, tant'è vero che ce l'ho scritto, se ce l'ho scritto qui, alla fine c'è scritto, si propone quindi di togliere dall'elenco dei beni alienabili le aree della E2, visto che tra l'altro non sono necessarie per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Io per scrivere una cosa del genere, siccome non dico fandonie, mi sono documentato e la fonte è stata Pirocchi ieri per telefono, quindi questo qui è ammissibile, a meno che Pirocchi non dica ti ho detto una bugia ieri, e vabbè, si possono anche dire, però l'importante è dirlo, cioè riconoscerlo poi dopo. Per quanto riguarda invece il terzo emendamento, dottoressa, io non concordo con lei e mi rivolgo ai consiglieri, perché è ovvio che questo non si riverbera sul bilancio se non in termini positivi, perché questo decidere di fare quello che hanno fatto gli altri comuni, e se voi seguite la rassegna stampa, se no non si capisce per quale motivo la fate, se non per censurare la città che non viene più pubblicata in rassegna stampa, e non capiamo per quale motivo, forse perché mostra uno spirito critico un po' troppo difforme rispetto alla media degli altri giornali. Se seguiste la rassegna stampa, qui c'è scritto che paga l'alleanza fra il fisco e i comuni, e ci sono anche proprio i dettagli di quello che è successo nel 2013 per 513 comuni solamente. Allora, adesso è una questione di principio, questo non ha a che fare, è una dichiarazione, non lo vorrei chiamare emendamento, chiamiamolo una presa di posizione che il Consiglio all'unanimità, maggioranza e opposizione, su nostra proposta decide di adottare come atteggiamento, perché se voi non lo accettate nemmeno come principio, che affermiamo tutti insieme, in linea con quello che dice il Sole 24 Ore e quello che hanno fatto i comuni virtuosi italiani, i 513 degli 8.000, vuol dire che mancate di buon senso. E tutto sommato fate una figuraccia di fronte ai cittadini che magari sapranno questa cosa, adesso non ascoltano perché in genere veniamo censurati, quindi magari non lo sapranno,
però chi segue sui siti, insomma, queste cose poi si sapranno, perché noi queste cose comunque le diffonderemo, allora, vuol dire che voi non siete favorevoli a una cosa sensata, e allora siete anche degli irresponsabili. E solamente perché l'ha detto il cittadino governante è una cosa quasi visibile, però purtroppo questo è. Consigliere Arcuretti, c'è il dirigente qui presente. Sì, allora, posso, allora io passo. Un attimo solo per. Consigliere Arcuretti, mi scusi. Consigliere Arcuretti, mi scusi. Se per lei andava bene, magari, visto che non può essere considerato un emendamento, trasformarlo in una mozione o in qualche cosa. Allora, consigliere Arcuretti, allora se lei è d'accordo, può trasformare questo emendamento, da lei definito emendamento, in mozione. Io la inserisco all'ordine del giorno nella seduta successiva, come mi impone il regolamento, se lei è d'accordo. Così si discute. Sì, l'importante consiglio. È che questo consiglio si pronunci in merito. Va bene, va benissimo, non c'è problema. Però finora avete detto no, adesso già cambiano le cose, però bisogna sempre lottare per ottenere le cose, no, di consenso. Quindi chiamiamolo, sì, come volete. Scusi, consigliere Arcuretti, chi ha detto no? Scusi. Ma lei ha sentito ancora qualcosa? Sì, sindaco, guarda, questo è folle che no, lei accetta, no, i toni, perché lei, si è appena costruita finalmente una maggioranza intorno alla propria fede. Forse, consigliere Arcuretti, lei dovrebbe essere un po' più democratico e far parlare tutti, grazie. Allora, passo la parola al dirigente, dottor Pirocchi. In merito al fatto che non pesa sugli equilibri del... la vendita delle aree? Mi ha detto che... Certo, io le ho detto e le ho inviato un prospetto formato Excel, dal quale, perché lei mi ha fatto la domanda precisa, mi ha detto nel 2014 ho visto che avete stanziato 3 milioni di euro per la vendita delle aree. Io le ho detto, se ricorda, non mi risultava, e le ho detto guardi che dal titolo quarto si evince questo. Io le ho mandato la specifica del titolo quarto, se come ben ricorda, ed era evidente che nel 2014 non venivano contemplate la vendita delle aree. Le stesse però sono state messe all'interno del piano triennale delle opere pubbliche come vendita per il 2015, quindi sono state contemplate nel 2015. Io ho risposto però a domanda precisa, ho risposto con, sì, risposta, sì, però precisa. Poi sempre con dire, no? Con molta parsimonia, perché se un consigliere fa una domanda potrebbe anche dire lo abbiamo messo nelle altre modalità. Colloquialmente l'ho detto, stanno nel 2015, forse io adesso non è che voglio trarre un vantaggio da questa discussione, io sto riferendo quello che è accaduto perché abbiamo parlato al telefono e io al telefono gli ho detto non ci stanno sul 2014 ma l'abbiamo stanziato il 2015. È vero che io ricorderà che io le ho chiesto, avete fatto il bando di gara, da lì siamo partiti. Certo, siamo arrivati infatti la cosa... Ma detto, no, ma quando mai? Non io le dissi, ma le dissi nel 2015 non l'abbiamo ancora fatto perché era previsto là e poi nel 2015 può succedere, no. Diciamo che nella previsione del pluriennale le opere sono state finanziate attraverso la previsione di vendita di quelle aree. Però io la domanda che lei mi ha rivolto era quella, cioè nel 2014, non c'era nel 2014, forse... No, voglio dire, sarebbe anche utile poterlo, no, ampliare il discorso e dire però c'è comunque in bilancio perché... Sì, l'ho detto, ma questo ce lo siamo detti, forse ci siamo capiti male, ma io ricordavo a memoria, perché abbiamo parlato a memoria mentre stavamo al telefono, io le ho detto questo, poi... Però la sua preoccupazione è perché non c'è la vendita delle aree, se si ricorda, dice io a me non mi risulta, però siccome non è che ho il dono di conoscere il bilancio a menadito, dopodiché le ho mandato tutta la specifica al titolo quarto. Sì, comunque, voglio dire, avrei cambiato lo stesso, se avessi saputo questo avrei cambiato, nel senso che avremmo messo che si poteva fronteggiare con la lotta all'elusione. Tanto quello l'avreste bocciato, perché come l'avete bocciato per 2 anni di seguito negli altri anni, perché questo è successo, assessore. Capito? Mentre gli altri comuni prendono i soldi, noi non li prendiamo, e quindi magari facendo quel tipo di trasformazione e dicendo che si pareggiava perché bisognava garantire gli equilibri di bilancio nel pluriennale, comunque alla fine l'avreste bocciato lo stesso, perché voi fate così, purtroppo. Grazie. Allora. Allora, quello che volevo dire al dottor Arcuretti è questo, cioè l'azione all'elusione è uno dei miei obiettivi. Io quello voglio fare, perché noi dobbiamo recuperare tutto quel nero che c'è in giro a partire dalle seconde case, perché in realtà già la Corte Costituzionale per quanto riguarda l'IMU ha fatto con una sentenza, perché nel 2010, 2011 e 2012 era prevista la possibilità per chi aveva
due case nello stesso comune, di poter adibirle entrambi ad abitazioni principali, nel senso che il coniuge andava in un'abitazione, la adibiva ad abitazione principale, l'altro coniuge nell'altra abitazione, quindi si separavano gli stati di famiglia. Questo non è sempre stato così, ci sono scuole diverse che la pensano in merito a... Sì, per quanto le dico io, per quello che so io e per i conteggi che ho fatto io, sia per i miei clienti che comunque quelli che mi hanno chiamato all'interno del comune, io ho riportato tutte gli stati, perché è previsto che se non c'è un'effettiva separazione tra coniugi ci deve essere una unica abitazione principale. Quindi da una parte già la sentenza della Corte di Cassazione ha predisposto questo. Noi qui all'interno del comune continueremo con questa lotta, perché non è pensabile, per chi non l'ha fatto prima lo dovrà fare adesso, quindi ristabiliremo anche quell'equilibrio. Per quanto riguarda il suo emendamento, io l'avrei ampiamente accettata, soltanto ecco, c'è una questione tecnica: se lei la trasforma in una cioè la nomina in un altro modo, in una mozione, e magari le chiedo cortesemente se invece di inserire iniziare un'efficace azione di contrasto, di estendere, perché comunque qualcosina è già stato fatto nel corso c'è già una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la lotta all'evasione, solo questo. Colgo questo atteggiamento costruttivo, che mi sembra ben diverso da quello del sindaco poco fa, però questo ci fa piacere. Per me, quindi siamo disponibili a trasformarlo in mozione e a votarlo in mozione. Avrei chiesto io personalmente. Dopodiché speriamo che seguano i fatti, però. Avrei chiesto io personalmente alla maggioranza di votare positivamente. Grazie.